Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul server 2. Oh, questa volta tocca a Sinergo cimentarsi. In effetti si cimenta, però questa volta arrivano le carte. Esatto, e non è facile, questo è un modo di giocare che io devo ancora un po' metabolizzare, in effetti. Oh, vedi, hai già coperto tutte le linee. E c'è anche una pianta molto cattiva, e questa me la lascerei per la fine proprio. Però se scorre via... No, non scorre, non scorre, si blocca alla fine. Dici? Sì, sì. Quindi puoi stare molto tranquillo, tranquillo tranquillamente. Ok, doppia fila da quella parte. Bombe sono ottime, ottime alleate, insomma. Oh, tutto attacco, tutto attacco. Eh sì, perché non ha senso. Tutto attacco. E su ogni fila. Questi sono i gameplay rilassati di Quei Due sul server, lo vogliamo ricordare. Sì, è una nuova serie con giochi rilassanti che abbiamo inaugurato con questo piante contro zombie. Visto e considerato che non avevamo mai trattato. Se l'è mangiato. Beh, ma questo è figo. Beh, però non può, non lo fa sempre, praticamente. Ok, questo è il nostro. In effetti è il nostro primo gioco che non tratta di sventramenti e uccisioni. Perché noi siamo contro la violenza nei videogames. Se ne sentiva un attimo la mancanza, in effetti, eh? Sai, prima o poi dovremmo fare, cioè, siccome tu sei abbastanza esperto, magari io no, non tanto, potremmo provare a fare qualche RTS. Però non quelli con Roma, Cartagine, veramente là mi viene prurito solo a pensarci. Magari un Warhammer. Warhammer non è bello tosto, eh. Ma semplicissimo. Mi ricordo, io ce l'avevo per PSP, mi piaceva tantissimo. Sì, madonna che palle, quante palle. Ma è reso estremamente facile questo mio... Secondo me Plant vs Zombie è per ragazzi con problemi. Non lo so, però comunque sia, praticamente stanno venendo a morire questi, sembra la spiaggia del D-Day. Siamo in Normandia qua proprio. Non ho capito perché l'ultima non ci hai messo nemmeno una pianta di quelle di ghiaccio. Nell'ultima. Perché nell'ultima c'ho tanta potenza di fuoco, non ci arrivano. 80 potenza. Vai, esatto. Adesso puoi uscire la bomba rotta di collo proprio. Bada banchete e bada banchete. Oh, proprio. Arrivano, continua ad arrivare gente. Ecco, qua potrebbero esserci dei problemi. Secondo me hai vinto, no? No. È proprio di gente di merda qui. Oh, mamma, è al volo l'hai preso. Sì, stava per superare la linea che non si deve mai oltrepassare. Oh, perché non morite tutti? È bellissimo. Sono praticamente, potrei anche evitare di piantare altro. Io sono... è come, non lo so, vedere il devasto totale. Questo gameplay è un devasto. Guarda lì. Stanno morendo come mosche, ragazzi. Con tutto il rispetto per le mosche, ma... Ma di pensarci è sicuramente... Allora, tolgo questa che è completamente inutile. Metto altra potenza di fuoco. Oh, metti la potenza di fuoco. Boom! Però, queste... Io direi che queste ciliegie sono overpower. Le ciliegie sono abbastanza power. No, sono overpower. Non è possibile, insomma. Niente, proprio. Vabbè, ti fermi ad osservare quello che sta succedendo. L'intero giardino si è trasformato in una trappola di morte. Morte e distruzione. Niente. E bang! Abbiamo finito. Wow, ancora? Sono molto preoccupato da questa gigantesca orda di zombie. Togli le piattole lì, togli le bombe in mezzo al cazzo, ma non servono niente. Sì, dai, mettiamoci questi. Almeno hai. Avete rotto i coglioni. Anche voi qua, non è che state qua tanto. Vedi che sono overpowered le cose. Abbiamo preso il fungo. Questo è tossico, dai. Parapapà. Vediamo che cosa fa. Spara una nuvola di spore dalla breve portata. Dalla breve portata. Zero. Perché sono? Perché occupano una cosa a cazzo. Buonasera, Sinergo. Quegli zombie proprio non si arrendono, eh. Ora ti accorgerai che c'è una certa differenza tra combattere di giorno e combattere di notte.
Per esempio, di notte non vedrai più cadere sfere solari dal cielo. Come va? Potrai ancora ottenerle tramite i girasoli, però. E per tua fortuna ti ho portato un po' di malporcino. Piantane più che puoi e sarai a posto. A posto. Io direi di bloccare qui il nostro gameplay e di lasciare a te. Scusa, la... c'è lo zombie col giornale, leggi un po' come si chiama. Zombie informato. Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay in cui Redez si cimenterà in questa sessione di combattimento notturno. Oh mio Dio.